c'è la questione del Delta Padano specifica, insomma, che tu hai trattato nei tuoi documentari. Sei stato, credo, il primo dopo Antonioni, praticamente, no? Sì. Antonioni ha parlato il popolo, e hai fatto Delta Padano e così. Allora io vorrei chiederti che differenza c'è tra il delta che hai visto tu negli anni 50 e il delta che si può vedere oggi? E quali sono le immagini che produce questo ambiente diverse? Perché allora, anticipo una cosa così, allora aveva un carattere, era una materia eversiva, perché tu parlavi del delta e mettevi in moto dei problemi sociali abbastanza rilevanti. Il mondo, quella realtà umana, sociale e paesaggistica anche, del delta di quegli anni, gli anni 50, fine 48 e poi gli anni 50 in cui io appunto scendo giù e comincio appunto nel 50, realizzo questo documentario, Delta Padano, e una realtà, anche il paesaggio direi che è completamente mutato, non esiste quasi più. E le emozioni che ci davano allora, perché anche tu l'hai conosciuto e sei arrivato anche tu in quegli anni lì, oggi sono diverse, sono altre, non certo quelle, perché era anche una realtà eversiva, perché lì, che dentro la situazione generale, diciamo, del mondo contadino, ferrarese, della bassa padana, duro, come ho detto prima, eccetera, là è un'altra cosa ancora, che stupisce anche questi che vivono già o vivevano, è un qualcosa, si diceva allora, di fare un lembo di meridione nel nord. Ed era veramente qualcosa che andava oltre i termini normali di povertà, di miseria. Era una vita difficile da immaginare anche perché il contadino, diciamo, di queste pianure conquistate così faticosamente alle paludi, alle invasioni d'acque del fiume, eccetera, però era su una realtà concreta ed era un lavoro, c'era, una stagione poteva andare bene o meno bene, ma insomma era ancorato a una realtà precisa. Laggiù sembravano proprio così, in un mondo tutto affidato, sembrava la sopravvivenza a prendere un po' di pesce e poco altro. Quindi non c'era anche una socialità, perché il tuo lavoro non aveva niente a che fare con lo stesso lavoro che compiva il tuo vicino. Tu uscivi con la tua barca e se portavi a casa 2 chili di pesce ti è andata bene, uno lo mangiavi, l'altro lo vendevi. Se invece non ti era andata male non c'era altro da fare, ma la vita del contadino nelle pianure come queste era sempre sociale, perché i lavori erano sempre per forza di gruppo, cioè non era un uomo solo, entravano nei campi queste file incredibili di donne e di uomini che dovevano zappare, tagliare il fieno, le barbabietole, il grano, la canapa, tutto in gruppo, sempre in socialità. La pesca è un fatto individuale, credo, al massimo in una barca saranno in 6-7. E quindi probabilmente creava anche una situazione appunto più frantumata, più eversiva perché era durissima e quindi lì ci sono lotte nel dopoguerra fortissime. Noi allora perseguivamo un obiettivo che era appunto sulla esperienza storica di quello che era accaduto qui, la conquista di nuove terre. Le paludi dovevano finire, bisognava prosciugare le paludi e dare altra terra produttiva, perché la terra era ricchezza, era produzione, era vita, era alimento, cibo, tutto. La palude sembrava morta, improduttiva. E quindi le lotte, e Delta Padano è in questo senso, è impostato proprio così, come segnale per dire questa va cambiata proprio la realtà, prima di tutto proprio geografica, insomma, proprio delle condizioni del cambiare la natura così come sta, come era avvenuto nei secoli passati qui. E
E forse invece mi sono sentito dire negli anni passati, la cosa io non mi ero poi più, dopo anche altre cose, che ti, stando via dalla città e altri problemi che ti prendono e ti coinvolgono, dimentichi un po', ma insomma io ricordo la prima impressione che molti anni fa, ormai credo una ventina di fa, mi si disse ma forse abbiamo sbagliato, non erano da prosciugare quelle valli e quelle paludi, perché poi non era più un problema di conquistare un pochino più di qualche migliaio forse di ettari da coltivare in più che non avrebbero cambiato la situazione, perché la situazione è cambiata per altre ragioni, oggi la realtà lì è completamente cambiata, allora era qualcosa di difficile da accettare proprio anche così nella quotidianità, insomma non c'era l'acqua, la gente beveva l'acqua del Po, così a secchi, insomma, per dire un aspetto. Questa realtà non c'è più, è cambiata completamente, il turismo poi credo che ha avuto questo far nascere in queste spiagge selvagge che io ricordo, dove non c'era veramente orma umana che le calpestasse, tu andavi lì, calpestavi, se non pioveva restava sola e due mesi dopo trovavi la tua orma lì, o il vento che l'avesse cancellata. Adesso tutta questa fascia è diventata zona di grande turismo, attrezzature appunto balneari, eccetera, ha cambiato tutto. Ma io ricordo, ma ancora nel dopoguerra, degli amici così, che potrei citarne anche qualcuno, non conoscevano, ti ripeto quello che ho detto prima, non conoscevano la vita contadina e ne erano sorpresi quando a volte io li ho portati e gli spiegavo, gli dicevo le cose, perché c'era veramente, al di fuori delle mura, era una realtà che non interessava, amplio anche di più di quello che ho detto, non solo diciamo il mondo borghese, ma anche l'artigiano, l'operaio che viveva in città, non sapeva niente di quello che succedeva lì al di fuori, oltre le mura, a un chilometro oltre le mura. C'erano queste case con delle bestie, ma chi ci viveva lì? Della gente, facevano i contadini, ma non li conoscevano, non sapevano.